Avete fatto un grandissimo lavoro, un lavoro molto articolato. Cercare il più possibile di trasformare i costi del rilancio del paese in investimenti. Abbiamo già in cantiere progetti specifici. La riforma, la semplificazione degli ammortizzatori sociali, lo dicevo prima, questa emergenza ha reso davvero urgente questa riforma. La rimodulazione in chiave di politica attiva degli strumenti di sostegno, il rinnovo della disciplina della NASPI. Per la modernizzazione del paese, gli investimenti anche per realizzare una maggiore equità nel paese. C'è questa frase un po' scontata che dice trasformiamo una crisi in un'opportunità. Il punto per noi fondamentale è che le persone che lavorano, qualsiasi rapporto di lavoro essi abbiano, a tempo indeterminato, subordinato o partita IVA o lavoratore, debbono avere gli stessi diritti e debbono avere le stesse tutele. Sono molto contenta di aver ascoltato da lei parole che da tanto tempo in questo paese è difficile poter ascoltare, cioè la centralità del lavoro come dato valoriale. Utilizziamo una grande riforma fiscale per ridisegnare il nostro paese. E insisterò testardamente per avere le opposizioni, i rappresentanti delle opposizioni, avere un confronto. Agire immediatamente per fare una riforma degli ammortizzatori sociali. Questa grande crisi ha bisogno di un'interlocuzione forte tra tutti i pezzi che lo compongono. La riapertura della scuola a settembre non è un interesse esclusivo ovviamente del Ministero dell'Istruzione, è un obiettivo paese. Sul tema del lavoro edile, il protocollo che abbiamo costruito ci ha consentito di tenere aperte il 48% delle opere nazionali con un solo contagio. In questa fase di ricostruzione, con una scelta forte che è stata quella dell'approvazione di un disegno delega, di una legge delega sulla riforma delle politiche familiari, una riforma che però che ha visto davvero la partecipazione e la progettualità di tutto il governo. Tutti dobbiamo avere la consapevolezza di questa straordinaria occasione che ci si presenta dopo anni in cui ci siamo detti che la nostra priorità era rilanciare gli investimenti pubblici e privati dopo decenni di lungo declino, in particolare nel Mezzogiorno. Questi 172 miliardi che arrivano significa nient'altro che una grande responsabilità verso i nostri figli, che debbono poterci chiedere: bene, ma voi con questi 170 miliardi o quello che arriverà e con le altre misure che state approntando, che tipo di paese ci volete lasciare?